Bentornati amici dal Centro Meteo Italiano. Ci siamo lasciati nella scorsa settimana dicendo che saremmo stati interessati da un'intensa e prolungata fase di maltempo sulla nostra penisola. E infatti durante il weekend si sono verificati fenomeni anche abbondanti con piogge diffuse e temporali, causando qualche problema idrogeologico specialmente sulle regioni tirreniche del sud peninsulare. La situazione sinottica attuale in grafica ci mostra un minimo di bassa pressione sul Tirreno, il quale alimentato da correnti caldo-umide apporta condizioni di marcato maltempo su tutto lo stivale. Ma vediamo quale potrebbe essere l'evoluzione meteo nei prossimi giorni della settimana. Durante le prossime 24-48 ore la situazione sinottica non subirà sostanziali cambiamenti, infatti la bassa pressione sul Tirreno continuerà a far sentire i suoi effetti sull'Italia in quanto si trova bloccata tra le due aree di alta pressione, quella dell'Azzorre posizionata ad ovest sull'Oceano Atlantico e quella continentale sull'Europa centro-orientale. Una configurazione a grande scala molto pericolosa per il territorio italiano, già provato dai precedenti fenomeni dei giorni scorsi, con il maltempo che potrebbe colpire ancora duramente. Per un miglioramento del tempo dobbiamo attendere il fine settimana quando, secondo i nostri modelli a disposizione, l'anticiclone nordafricano potrebbe espandersi verso le latitudini maggiori, apportando un graduale stabilità del tempo ad iniziare dalle regioni meridionali. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.